Ciao, sto preparando il beauty, volevo farti vedere. Metto tutto lì dentro, questo qui che poi rimane appeso alla porta del bagno solitamente. Allora, il detergente calendula e aloe, che è questo qui, ups, che è questo qui della Sien, la linea Nature. Con calendola e aloe bio, qui lo danno come detergente intimo. Io lo uso tranquillamente perché mi piace molto per la doccia, il viso quando serve e ovviamente per intimo. Ottimo, flaconcino. Poi shampoo di Phytophilos, gocce d'acqua, shampoo delicato con estratti vegetali di Altea e calendula. Perché con i miei capelli fini e l'ho messo qui. E balsamo, il mio balsamo preferito, di molto rispetto a quello di Bioficina Toscana, che secondo me è solo marketing. Phytophilos, il balsamo leggero come proteine della quinoa. Ed è veramente leggero, l'altro è un mappazzone, anche quello volumizzante, no, non fa per me. E poi deodorante, sempre della linea Nature della Sien, questo vaporizzatore con Fiordaliso Bio. Poi voglio finire e li porto questi due prodotti di The Body Shop, lo scrub e il body butter alla moringa, che hanno un profumo delizioso, però ormai sono iniziati e non finiti. E porto anche, devo metterlo in un vasetto, il mio amato body lotion Sweet Moringa, favoloso, favoloso, veramente. Se tu vedi, volevo farti un fermo immagine se riesci a prendere gli ingredienti. Non ce la fa. Comunque, Moringa Leaf, quella roba lì, e super naturale. No, non mette a fuoco sto cacchio di. Ah, devo stare più lontana, forse. Così, ottimo. Lo uso per tutto, gambe, braccia, panza, piedi, senza problemi. La crema mani, poi viso. Allora, siccome non si sa mai, porto comunque il travel size della Bioderma. Lavarmi il viso, voglio finire questa confezione da viaggio del Miracle Cleanser di Aurelia, che io amo. Ed è quello che uso praticamente sempre qui a casa, ho il vasetto che ricompro, ricompro, ricompro. E poi vorrei anche finire questo perché non ho idea di quanto ce ne sia, il classico, il Cleanse and Polish di Lizerl. E poi dopo la soluzione, diciamo dopo la detersione unta, la detersione fresca, la mousse di Caudalie, la Fleur de Vigne, che va bene anche per il mattino. Sieri. Dunque, partiamo. Mai senza. Sei qui? Sono qua. Dove vado? Qui. Non sono più abituata. Azienda Deciem, linea Hylamide, il Sensitive Fix. Questo siero per chi ha pelle reattiva, pelle sensibile, pelle arrossata e è veramente un toccasana. Io non posso più farne a meno. E poi porto il nostro amato Hydrate con ialuronico e vitamina B5 di Hydrate. Questi, per chi gira negli USA, li ha Urban Outfitters e la Valigian. E poi, in caso di emergenza, io mi porto anche il super idratante Hydration Concentrate di Alpha Age, perché è bello spesso. Vabbè, porto per il giorno questo meraviglioso. Mi sono più indietro, forse. Ah, che stupida. Questo meraviglioso siero della Sien è cremoso. Allora, questo è esattamente il dupe del Caudalie. Costa nemmeno 4 euro, mi sembra. Ho fatto scorta. Ed è meraviglioso.
Illumina l'incarnato, io lo uso di giorno sotto il mio idratante, quindi dopo il siero, prima dell'idratante, meraviglioso. E ha un inci, forse l'inci però mannaggia, è sulla scatola. Comunque, favoloso. Poi, vabbè, le mie solite acquette, acqua di rosa, acqua di fiordaliso. Ah no, contorno occhi io parto, finiamo il Brand viso, new. Niod, cioè azienda Deshem, il brand Niod, l'olietto per il contorno occhi, questo sarà credo già, io credo il settimo flaconcino, ormai sono più di 5 anni che lo uso, stupendo, no, vabbè, non voglio fare polemica, poi ho depottato il mio moisturizing A Bomb di Belif, che mi piace tanto, l'ho messo in una piccola scatolina, poi mi porto anche perché sta finendo, credo, di Dermae il Dark Circle, ma non ha nessun effetto sugli occhi segnati, sulle zero, è un idratante, neanche tanto nutriente, è da giorno mettendoci altro. E poi ho travasato qua, che è quello che mi porto sempre in giro in borsa, il nostro amato Banana Bright Eye Cream. E questi sono gli occhi. Poi per il viso, dopo aver applicato i sieri, allora mi porto tre campioncini, perché ho il terrore che con il gelo che troverò di nuovo, la mia pelle esploderà, e quindi mi porto i campioncini, poi tanto eventualmente me la ricompro. Ever Calm della Ren. Poi mi porto adesso qui quello quasi finito, perché è quello che metterò nel beauty da viaggio. Dottor Hauschka, la crema alla rosa, ma la full size la metto nel beauty. E poi ho depottato qui di Botanix, che è un marchio, è un brand di Boots, la day cream, l'hydrating, sì, mi piace tanto, vedrai, è stata una sorpresa. Poi, come emergenze, come le gestiamo? Le emergenze le gestiamo, vabbè, poi protezione solare, ah no, porto anche, perché ho il terrore, non si sa mai, la mia Toleriano Ultra, metti che la sera arrivo, sono distrutta, perché mi ricordo l'anno scorso, rossa come non so che cosa dal freddo, e quindi questa mi faccio un bel impaccone e comunque mi lenisce. Oppure vado di maschere. Allora, la Jet Lag, la Summer Fridays, così la finisco e tanto me la ricompro. Poi, questo è l'ultimo che mi è rimasto del Sleeping Mask di Innisfree. Questo è quello al bambù, se non ricordo male. Sì, al bambù. E a me piace tanto. E poi porto i miei soliti. Allora, qualcosa di. Le solite soothing mask di Aushka. Un'altra sensitive di Innisfree. I patch per gli occhietti, che sai quanto amo. Beauty. Non ci crederai, ma porto anche il beauty questa volta. Allora, vabbè, il mio burro cacao, che spero di trovare perché questo è l'ultimo, Yumberry di Mongo Kiss, che sono quelli più ciccioni. Vabbè, prendo anche l'olietto, il burro per le cuticole, le unghie, con il. Da qualche parte c'era il bastoncino qua. Poi porto la BB Cream, questa della Saponaria, che mi piace perché è come non averla. Mi uniforma abbastanza i rossori, nel senso che non li vedo più, e poi non mi dà fastidio, non mi sfarina sul viso. Io ho il Dual Sand e te la faccio assaggiare. Che continua a messaggiarmi. Poi per gli occhi niente, solo questo di, se ho voglia eventualmente, di By Terry, questo stichino con questo colore delizioso, che è un bronzo oliva molto bello, molto particolare. Metto solo quello, lo sfumo un po' col dito e vai. E poi ecco, forse perché se non si è rotto adesso,
E poi, ah sì, no, il correttore, il mio mitico correttore di Zao, che ormai ricompro solo le ricariche perché che è meraviglioso. Io utilizzo il 494, giusto memoria. Quasi quasi porto anche il 493 da mettere un po' i lati del naso. Adesso vabbè, ci penso. E poi per le labbra, allora, così da tenere nello zainetto, il mio, non ce n'è quasi più, Dolce Vita di NARS. E poi invece per fare la strafaiga, gigi gigi guidi, il Pirata di Chanel. Mi sembra di averti detto tutto. Dimentico qualcosa? Boh. Ciao!